Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è Prima TG Flash, andiamo con le ultime notizie, l'ultimo bollettino relativo all'andamento epidemico recita 10.497 nuovi contagi mentre le vittime sono 603, sono 254.070 invece i test per il coronavirus molecolare e antigenici effettuati ieri. Ieri sono stati anche 158.674, il tasso di positività si attesta al 4,1% in calo rispetto al 5,6% della giornata precedente. Sono in calo invece di 57 unità i pazienti in terapia intensiva nel saldo tra ingressi ed uscite. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva ieri sono stati 176 in totale, i ricoverati in rianimazione sono così 2.487, i pazienti ricoverati sono in calo invece di 185 unità rispetto a ieri, quelli in degenza ordinaria con un totale di 22.699 persone ricoverate. Come di consueto anche la Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l'ultimo bollettino relativo all'andamento epidemico da Covid-19 per la giornata di ieri, 19 gennaio. Sono 651 le nuove persone positive, di cui 30 sintomatiche e 536 asintomatiche. Nei positivi del giorno ci sono anche 85 unità risultate tali con test antigenici. I guariti del giorno sono 1.399, mentre 34 purtroppo sono i decessi, di questi 16 nelle ultime 72 ore e 18 precedenti. Il report sui posti letto regionali sono 97 quelli occupati in terapia intensiva su 656 disponibili, 1.468 invece quelli di degenza ordinaria occupati su 3.160 disponibili. Dopo aver discusso nella giornata di lunedì presso la Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato ieri anche presso il Senato della Repubblica. Andiamo ad ascoltare un breve estratto delle parole del Premier sulla crisi di governo che ieri sera ha visto il governo ottenere la fiducia con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti. All'inizio di questa esperienza di governo, il 9 settembre 2019, prefigurai proprio in quest'Aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva e non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee, né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche che avrebbero sostenuto la maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, tradizioni, esperienze e culture differenti, che per giunta si erano anche contrapposte, a tratti anche in maniera molto aspra, nel più recente passato, ecco, non poteva nascere questa alleanza solo sulla base di due discriminanti fondamentali. La prima non una estrinseca adesione, ma un convinto ancoraggio ai valori costituzionali, tra cui primato della persona, lavoro, l'uguaglianza nella duplice veste formale e sostanziale, tutela dell'ambiente. E poi ancora la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare all'Unione Europea intera la posizione di leadership nell'attuale contesto geopolitico internazionale. E sin dal momento dell'elaborazione del programma, alla quale mi dedicai anch'io insieme alle delegazioni delle forze politiche di maggioranza, perché facemmo tutti in modo insieme che si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Ancora un cambio di programma deciso unilateralmente da Pfizer nella consegna dei vaccini destinati all'Italia. Secondo quanto si apprende dalle fonti vicine al commissario Domenico Arcuri, la casa farmaceutica statunitense ha consegnato ieri circa 48.000 dosi delle 397.000 previste per questa settimana, dopo il taglio di 165.000 unità deciso venerdì scorso. La comunicazione è stata data dalla Pfizer alle 17 di ieri agli uffici del commissario, spiegando che il ritardo è dovuto al nuovo piano di distribuzione
previsione per le prossime settimane. Anche in Campania ci sono stati caos e disagi, la seconda consegna prevista per ieri è stata rinviata alla giornata di oggi. Ieri sono stati consegnati inoltre 10.530 vaccini, il 10% in meno di quelli previsti, raggruppati in 38.610 vaccini da effettuare con lo split delle 6 fiale, dei quali 10.530 arrivate nella giornata di ieri. Il programma vaccinale alla mostra d'Oltremare di Napoli è rimasto fermo, quindi anche nella giornata di ieri l'ASL di Napoli 1 ha deciso di fermare la somministrazione della prima dose e di ripartire direttamente giovedì 21 gennaio con la seconda dose a chi ha già fatto il vaccino, per non creare ulteriori problemi per il richiamo già in programma. Una parte della facciata della chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne è crollata per cause in corso di accertamento stamane in piazza Cavour nel centro di Napoli. Crollato anche un solaio con parte dell'edificio adiacente alla chiesa. Secondo quanto si apprende dalla polizia municipale, che con i vigili del fuoco sta facendo accertamenti, non vi sarebbero feriti. Il crollo è avvenuto intorno alle ore 8. La zona è molto frequentata. Accanto alla chiesa vi è la salita stella utilizzata da automobilisti e pedoni, così come l'area di piazza Cavour. L'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento pandemico concernente il contagio da Covid-19. Nella giornata di ieri si sono certificati 72 nuovi casi positivi al tampone molecolare, a cui si aggiungono 164 guariti e 9 deceduti. I tamponi processati sono stati 1.081 per un tasso di positività pari al 6,6%, in netta discesa rispetto alla giornata precedente dove si attestava al 13,6%. La città che attualmente fa registrare il maggior numero di positivi è Maddaloni con 271 unità, seguita da Mondragone con 200 e Caserta con 183. Dopo la grande vittoria casalinga contro la Fiorentina di domenica alle ore 12.30 al Diego Armando Maradona, il Napoli prepara la sfida di questa sera in Supercoppa contro la Juventus alle ore 21 al Mapei Stadium. Gli azzurri valutano le condizioni di Petagna, che dovrebbe farcela e recuperare quindi per giocare dal primo minuto, anche perché Mertens non è ancora al meglio, ha problemi alla solita caviglia. Gattuso dovrebbe schierare Zielinski alle spalle del centravanti ex SPAL con Insigne e Lozano ai suoi lati. A centrocampo verranno confermati Demme e Bakayoko, vista anche la positività al Covid-19 di Fabian Ruiz. In difesa ci saranno Koulibaly e Manolas, in porta ancora Ospina. Nei bianconieri, novità degli ultimi minuti: dovrebbero giocare dal primo minuto Bernardeschi e Kulusevski. Kulusevski prenderà il posto di Morata, che non è al meglio, e quindi formerà la coppia d'attacco con Cristiano Ronaldo, mentre in difesa c'è la conferma di Chiellini al fianco di Bonucci. Bernardeschi dovrebbe giocare terzino sinistro, con a destra invece Danilo. Intanto rimane aperta la pista che porta Emerson Palmieri per il mercato in entrata del Napoli. Gli azzurri trattano un prestito con il Chelsea, anche se la trattativa non è semplicissima, mentre Firpo dovrebbe andare al Milan, e quindi l'ipotesi di vederlo con la maglia azzurra è definitivamente sfumata, mentre Milik invece potrebbe oggi lasciare Napoli per accasarsi al Marsiglia. Chiudiamo sempre con il calcio, ci spostiamo sulla Casertana, senza sosta con il primo dei due recuperi che i falchetti devono effettuare in campionato. La Casertana oggi affronterà alle ore 15 in trasferta il Bisceglie. Quello pugliese sarà ancora uno scontro salvezza con i padroni di casa, che nei bassifondi della classifica e reduci dal KO di misura tra le muramiche proprio contro il Bari. Per i falchetti invece è bella vittoria nel derby di Pagani, con il sorriso per un buon filotto e la voglia di non fermarsi. A presentare la sfida di oggi, ricordiamo sempre alle ore 15, è stato il mister Federico Guidi in conferenza stampa al Pinto. Andiamo ad ascoltare un estratto delle sue dichiarazioni. Domani secondo me è una partita veramente complicata, perché il Bisceglie secondo me è una di quelle squadre più squadra del girone, è una squadra che si muove in sincronia, una squadra che sa, secondo me, difende anche molto bene, una squadra estremamente fastidiosa anche con i quattro giocatori offensivi, che sono abili sia nell'attacco di profondità e hanno abilità nell'uno contro uno. Una squadra difficile da contenere in transizione, perché hanno verticalità, sanno andare velocemente sui quattro giocatori offensivi. Insomma, secondo me è una squadra che è stata penalizzata nell'arco della stagione da quello che poi abbiamo subito anche noi, dal Covid, che ha fatto sì che giocassero tantissime partite ravvicinate, e quindi so che è difficile poi mantenere una condizione fisica congrua per giocare una partita ogni tre giorni, e soprattutto le tante assenze le hanno penalizzate. Quindi secondo me è una partita difficile, dove, ma non lo dico tanto per dire, lo dico perché lo penso,
serve veramente una prestazione positiva e migliore rispetto alle ultime due uscite se vogliamo riuscire a fare punti, perché le insidie sono veramente tante e mai come in questa partita necessitiamo di muoversi come un blocco unico e soprattutto riuscire a mantenere le distanze tra i reparti per evitare di esporci alle loro verticalizzazioni, alle loro ripartenze dove sanno essere letali. Per questa edizione di Prima TG Flash è tutto, appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.